Alberto Melotto, PandoraTV.it, ci troviamo con Mauro Marinari, sindaco di Rivalta, un comune che è alle prese con il problema dell'inceneritore. Gli chiediamo innanzitutto di fare un bilancio di quella che è l'attività dell'inceneritore e quali sono le problematiche legate appunto a questa novità che in qualche modo si ripercuote sul territorio di Rivalta, dei comuni limitrofi. L'inceneritore sta andando a mille, nel senso che nel 2014 è riuscito a smaltire 420.000 tonnellate, che era quello che era previsto come massimo incenerimento. E in questo anno e mezzo, due anni di funzionamento, ha avuto 20 incidenti, e parecchi sforamenti, e chiaramente il problema è il controllo di questo sistema, nel senso che TMR ormai è una società profit che deve fare i suoi lauti guadagni, per cui questa struttura è nata come pubblica, è diventata poi privata con la vendita delle azioni di Torino, l'80% delle azioni, ed è chiaro che adesso quello che interessa ai proprietari è quello di farla funzionare al massimo. Il discorso è il comitato locale di controllo, che è quello formato dai sei sindaci dei comuni interessati dall'impianto. Che non viene convocato da oltre un anno e mezzo. Ecco, dal 29 di gennaio, l'ultima riunione, non è stato più convocato, nonostante che noi avessimo fatto tantissime richieste in questo senso. Abbiamo avuto anche delle garanzie che poi si sono rivelate non corrette, non esatte. Per cui alla fine siamo in questa situazione in cui assistiamo abbastanza impotenti, e allora noi è chiaro che abbiamo tutto l'interesse di avviare un controllo dal basso di questa struttura. Tra l'altro, appunto, ha una serie di possibili ampliamenti dovuti all'articolo 35 dello Sblocca Italia, che permette un aumento dello smaltimento, e qui si parla di altre 70.000 tonnellate in prospettiva. Stanno aspettando l'autorizzazione, però siamo appunto in questa perché grazie a questo decreto riceverebbero rifiuti anche da altre parti d'Italia. Esatto, il discorso è di ottimizzare l'utilizzo degli inceneritori, poi far arrivare anche da altre parti d'Italia i rifiuti, in questo modo smaltire il pregresso di zone che hanno difficoltà nel riuscire. Esatto, per cui siamo un po' a questa situazione in cui era garantito tutta una serie di limiti di smaltimento, cosa che poi, guarda caso, con un decreto legge basta per superare questo limite, per cui alla fine siamo sempre molto arrabbiati, perché questa è l'ultima delle promesse non mantenute. Nella storia di questo inceneritore è proprio una serie di annunci mai onorati, per cui siamo appunto, parlo appunto della ferrovia che doveva portare rifiuti, cosa che non è mai stata costruita, per cui ci sono centinaia di camion che vanno avanti e indietro con un carico ambientale molto alto, il discorso dell'allontanamento di un'industria che sta facendo smaltimento di rifiuti pericolosi, servizi industriali, che doveva essere ricollocata e non è stata fatta, così come parliamo del teleriscaldamento che è annunciato ma è realizzato, insomma tutta una serie di situazioni che alla fine hanno permesso di costruire l'impianto ma non garantire tutta una serie di accordi presi. Perfetto, grazie allora. Prego.